Buongiorno a tutti e a tutti, volevo in primo luogo ringraziare, formulare dei ringraziamenti ai presenti. Infatti oggi per noi è un giorno molto importante. La scorsa settimana abbiamo posto le pietre d'inciampo, abbiamo dato il via insomma questa settimana per la giornata per il giorno della memoria. Volevo ringraziare la presenza dell'ANPI di Roma e del Lazio, la persona di Fabrizio De Santis, la presenza dell'ANFIM, eccolo, la persona appunto di Giuseppe Agnini, della comunità ebraica, tramite il suo delegato alla cultura, Massimo, alla memoria, giustamente, Massimo Finzi. Ringrazio la presenza anche della consigliera Baglio, che è qui con noi presente, sì. La presenza delle scuole, che per noi è fondamentale, a cui poi lasceremo la parola. Volevo ringraziare il preziosissimo lavoro che sta facendo l'Istituto Rossellini, che è quello di documentare e di approfondire, che per noi è di fondamentale importanza, soprattutto oggi. Non so se c'è anche il Vice Migliau dell'Associazione Arte e Memoria, non so se ce l'ha fatta avvenire, comunque li ringraziamo per il lavoro che hanno fatto nella posa delle pietre d'inciampo. Io, prima di passare la parola al Vicepresidente della Regione Lazio, che ringrazio per la presenza, volevo appunto spendere due parole su quello che sta accadendo in questi ultimi mesi, in particolare in riferimento a quello che abbiamo visto. Non vi sarà sfuggito che c'è stato un costante accostamento del simbolo della Stella di Davide al Green Pass. C'è quindi questo fenomeno crescente di accostamento del complottismo alle vicende legate all'antisemitismo. Avete visto sicuramente sfilare persone con gli indumenti legati ai campi di concentramento, quindi questo costante affossamento che si verifica nei confronti del clima di negazionismo contro la pandemia, e soprattutto si può dire a una questione di negazionismo. Ciò che possiamo fare è un costante quotidiano di informazione nei luoghi della cultura, nelle scuole, nelle nostre realtà speciali, nei nostri istituti della cultura e della conservazione dei valori della società. La cultura oggi è per dare valore alla narrazione e per far sì che la sofferenza, il dolore e la velocità che sono accadute recupero una dimensione pubblica. Grazie, io credo che in questo momento è difficile trovare le parole giuste. Io lo dico sempre, ogni anno, ogni ricorrente del 24 gennaio, perché davvero quello che è successo in quel periodo è qualcosa di incommentabile. Il solo pensiero ci lascia senza parole. Hai fatto bene a ricordare che questo periodo sta paragonando il pass con l'atrocità del genere. Soltanto pensarlo vuol dire essere ignoranti. Senza una costante di nessuno, però abbastanza fuori pista, facciamo così. Senza voler essere più cattivi. E mi fermo qui, perché sono due temi non accostabili, davvero non paragonabile.
voglio dire che noi il 27 gennaio dobbiamo continuare a fare iniziative come questa, ma dobbiamo lavorare affinché ogni giorno sia il 27 gennaio. Questa è la sfida più grande che abbiamo davanti. E, purtroppo sono 2 anni che questa ricorrenza non possiamo celebrarla con tanta presenza, con tutte le iniziative che eravamo abituati ormai a fare da anni. Però dobbiamo ancora di più rafforzare il nostro impegno e i nostri sforzi, perché davvero non, questa giornata non passi in secondo piano e appunto diventi invece una routine, quella della testimonianza, quella di non dimenticare di togliere il genere, partendo dai più piccoli. Guardate, noi eravamo abituati come regione a organizzare dei viaggi numerosissimi. Abbiamo iniziato con le scuole superiori, poi con RUT, abbiamo come regione finanziato anche i comuni per portare le scuole medie, per partire fin dai più giovani, dai giovanissimi, ad insegnare alcuni valori che sono imprescindibili, che sono quelli del rispetto, poi che valgono, come dicevo, il 27 gennaio, ma valgono tutto l'anno, perché il ritorno ad alcuni episodi deve necessariamente preoccuparci. E purtroppo è di oggi l'episodio di un bambino che è stato aggredito da 2 bambini, peraltro, a Livorno, in queste ore, a testimonianza che la guardia non può essere assolutamente mai abbassata. Ecco, io credo che questo momento di commemorazione in un luogo simbolo, dove si è voluto dedicare questo ponte all'unica donna sopravvissuta dai campi e da questo rastrellamento drammatico del 16 ottobre, poi ci sono state le altre. Io credo che una giornata come questa non possiamo non citare, e poi lo faranno altri meglio di me, una persona che in questo quartiere è stato un simbolo, e che è Carla Di Vervi, che per la prima volta non è ad una commemorazione del 27 gennaio. Io non l'ho conosciuta, quindi noi sì. Ne ho sentito sempre parlare, e da tutti in maniera positiva, cosa strana, soprattutto nel nostro mondo, per chi fa questa attività, come si trovano tutti, come ogni attività. Io invece di lei ho da tutti avuto commenti assolutamente positivi, di una persona sempre costruttiva, sempre generosa con il prossimo, e questo credo debba essere sottolineato anche nell'affrontare temi dedicati come tema della memoria. L'ho fatto sempre con una capacità costruttiva rara. Ecco, io voglio ricordarla così, e voglio immaginare che noi proseguiremo in questo solco nella giornata della memoria, ripeto, lavorando affinché sia tutti i giorni il 27 gennaio per insegnare ai più giovani e ai meno giovani la cultura del rispetto verso il prossimo, che deve essere uno dei valori fondamentali della nostra società. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie Vicepresidente Ladori, ed esattamente quello che avevamo intenzione di ribadire. Se oggi siamo qui, se questo ponte è dedicato alla memoria di Settimo Spizzichino, lo dobbiamo all'impegno, al lavoro costante che Carla ha profuso in questo territorio e per tutta la città. È stata anche delegata appunto alla memoria, e non passava un solo giorno in cui Carla non si impegnava nelle mille attività, non solo in questa, ma in questa è stata particolarmente efficace, e oggi siamo qui e grazie a lei c'è un ponte che ricorda appunto Settimio Spizzichino, che è il simbolo di questa giornata per il nostro territorio. Quindi, come diceva prima poco fa il vicepresidente, noi dedicheremo questa dedicheremo il nostro impegno quotidiano in suo nome e nel nome di tutte le vittime della Shoah.
Io ci tenevo a ringraziarla e in particolar modo per quello che ha fatto in questo territorio, così come voglio ringraziare la scuola Moscati che ha compiuto un lavoro straordinario che tra poco vi mostreremo e che è oggi qui a mostrarcelo, tra poco vi faremo vedere. Ringraziamo la professoressa, dov'è? Pesaresi, grazie per il lavoro compiuto. E dicevamo poco fa la presenza delle istituzioni, e oggi siamo qui, abbiamo appunto la presenza della Presidente del Consiglio Samuele Marcucci, a cui lascio la parola per un saluto. Del Presidente del Consiglio Municipale, ovviamente. Beh sì, non pensavo da Repubblica ancora. No, prima cosa, diceva Veronica, se ci possiamo distanziare un pochino, la Polizia Locale ci aiuta anche scendendo dal marciapiede per le questioni Covid, faccio io fa un po' il vigile. No, ci tenevo diciamo a portare un saluto per il Consiglio del Municipio Roma 8 a questa iniziativa. Ogni anno per la giornata della memoria le istituzioni organizzano nelle scuole, nelle piazze, nei punti nevralgici e simbolici della memoria iniziative di tutti i tipi. Da qualche anno, lo diceva il vicepresidente Leodori, purtroppo non riusciamo a ricordare ed a organizzare quei cicli di eventi che eravamo organizzati e abituati ad organizzare in questa occasione. Però l'importanza di ricordare partendo dai punti simbolici del proprio territorio, secondo me, si testimonia con questo, con la presenza delle istituzioni, delle associazioni, degli organismi di rappresentanza di prossimità territoriali e prima di tutto delle scuole. Quindi è importante che noi siamo qua e il Consiglio Municipale, che rappresenta i cittadini di questo territorio, un territorio che ha vissuto da vicino tutte queste tragiche vicende, che in tutto il periodo della Repubblica ha lavorato per ricordarle, per portarle ad emergere e perché divenissero patrimonio della comunità territoriale, è importante che l'istituzione di prossimità sia qui. Quindi grazie e non rubo altro tempo. Grazie a te Samuele. Ora parlavamo appunto della dimensione pubblica delle storie che diventano la storia con la S maiuscola. Volevo invitare a parlare qui Elio Limentani, storico della Shoah, a cui chiediamo di ricondurre appunto questa storia, questa piccola storia, questa narrazione, il ruolo del tramandare, del custodire, del rendere patrimonio comune quello che è successo, il ruolo importante delle scuole, della formazione, della presenza quotidiana e del favorire il dialogo, l'incontro tra le culture. Quindi Elio, lascio a te la parola. Scusa. Grazie, non mi nascondo una certa emozione ad essere qui questa mattina, un po' per la valenza molto importante di questa manifestazione, ma quanto per il ricordo appunto che di Carla è stato fatto e che ha lasciato nel cuore di ognuno di noi. Carla era una persona straordinaria che ha lavorato tantissimo sulla memoria, facendosi portavoce di una storia di famiglia, quella di Settimia Spizzichino, ma non tralasciando mai di ricordare tutti i sommersi e tutti i salvati che purtroppo sono stati inghiottiti dalla tragedia della Shoah. La Shoah è uno spartiacque, Auschwitz è un paradigma a cui purtroppo dobbiamo confrontarci tutti i giorni per non ricadere nello stesso errore. Dobbiamo essere consapevoli che questo è stato, che è successo nell'indifferenza più totale, che 11 milioni di persone, di cui 6 milioni di ebrei, sono stati inghiottiti in una voragine di cui noi non conosciamo il fondo, perché purtroppo ancora oggi all'interno del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau si scava e si tirano fuori reperti, ossa di persone e si mappano quadranti che non si conoscevano. La memoria è fondamentale, la memoria parte dal basso, la memoria è 365 giorni all'anno, la memoria spetta a loro adesso, noi siamo testimoni di seconda, di terza, di quarta e a questo punto anche perfino di quinta
generazione. Io stesso sono nipote di una sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Mia nonna fu catturata per delazione fascista, quindi un signore che è andato a casa se l'è portata via per 5.000 lire la sera del 23 marzo del 1944. È stata portata via insieme ad un'altra intera famiglia che abitava con loro, la famiglia di Porto, presi ed inghiottiti. Il capo famiglia è morto alle Fosse Ardeatine, loro sono tutti quanti partiti per Auschwitz. Sono arrivati il 23 maggio del 44, ringraziando Dio, mia nonna ha superato la selezione nonostante un internamento di più di 4 mesi nel blocco degli esperimenti, dove purtroppo è stata completamente sterilizzata e quindi quando è tornata a casa non ha potuto far più figli. Suo grande dolore, perché sappiamo tutti quanto sia alto il valore della famiglia, soprattutto in uno stato come il nostro che vive di azioni quotidiane quali quelle della famiglia. Però mia nonna non ha mai smesso di ricordare. Lo ha fatto nei modi più impensabili, nel senso tramandandoci una ricetta di cucina piuttosto che parlandoci di un episodio particolare, fino a delegare qualcuno ad essere candela della memoria. Ebbene, Carla sicuramente era la candela della memoria di Settimia Spizzichino, unica donna tornata dalla retata del 16 ottobre 1943. Retata fatta dai nazifascisti, perché ricordiamoci che sì, è stata portata avanti dai nazisti, ma c'è stata inevitabilmente anche una collaborazione molto forte di quei fascisti che pensavano di poter ottenere qualcosa da un governo che in realtà non è mai esistito. È partita insieme ad altre 1022 persone in una sola giornata, 1022 cittadini romani plurisecolari. Gli ebrei sono a Roma dal 139 a.C., quindi rappresentiamo una delle culture più forti di questo territorio. Ebbene, 1022 cittadini, di cui 200 bambini, sono stati presi, strappati dalle loro case e portati via. Di quei 200 bambini non è tornato nessuno. Di quel tragico giorno, una sola donna insieme ad altri uomini. Settimia si è spesa in tutti i modi e maniere per ricordare quello che è successo. Lei diceva sempre: io della mia vita voglio ricordare tutto, anche Auschwitz, perché fa parte oramai del mio DNA. Ha girato le scuole, ha partecipato a manifestazioni, ha rilasciato interviste, è stata una delle prime che è tornata nel campo di sterminio per vedere che cosa era successo. Grazie a lei noi sappiamo che esistevano Judenramp, che fino agli anni 90 era nascosta dall'erba perché il governo polacco non aveva mai pensato di scavare in quei luoghi. Quindi un impegno attivo. Un impegno attivo come deve essere il nostro. Noi ci dobbiamo ogni giorno adoperare affinché non accada mai più quello che è successo agli ebrei, ai sinti, ai rom, agli omosessuali, agli oppositori del sistema, ai preti che non hanno voluto collaborare, a tutti quelli che hanno detto no ad un regime come il nazifascismo, che ha cercato di cancellare completamente una pagina di storia che invece, come vedete, ringraziando Dio, è ancora qua. Siamo qui, siamo vivi, siamo a testimoniare ciò che è successo. Lo abbiamo pagato a caro prezzo, perché lo abbiamo pagato a caro prezzo. Però lo stiamo facendo ed è per questo che lasciamo il testimone alle generazioni future, proprio perché conoscere è fondamentale. Primo Levi diceva: se comprendere è impossibile, conoscere è fondamentale. Sì, dobbiamo studiare, dobbiamo sapere quello che è successo, non dobbiamo fare paragoni astrusi. Non esistono le leggi razziali del 38 o la deportazione paragonata al Green Pass. Scusatemi, ma è così. Se nel 1938 ci avessero detto: fatevi un vaccino e potete tornare in quelle scuole da cui siete stati cacciati, quel lavoro che vi hanno tolto, potete non salire sui vagoni piombati, beh, credetemi, sicuramente l'avrebbero fatto tutti quanti. Mia nonna, 93 anni, ancora viva, ricorda benissimo quando il direttore della scuola è entrata e gli ha detto: di Porto prendi le tue cose perché tu qui dentro non puoi più stare perché sei ebrea. Ecco, in questi meccanismi noi dobbiamo entrare, e proprio a voi ragazzi io mi rivolgo da questo punto di vista: continuate a studiare, continuate ad impegnarvi, continuate ad essere dei cittadini di alto spessore, dei civici giusti, dei portatori di sane e buone proposte come la giornata odierna. Concludo dicendo solamente un'ultima cosa, a parte i ringraziamenti e in particolare al nostro presidente che ha voluto organizzare questa cosa, anche se non è il presidente del mio municipio, ma io qui sono nato, cresciuto, ho fatto le scuole e poi sono andato a abitare dall'altra parte del ponte, quindi va bene ugualmente. Lui ha sentito il bisogno, la necessità di fare questa manifestazione in un momento
di grande processo storico. Vabbè, i testimoni non ci sono più, quei pochi che ci sono non hanno più la forza di raccontare. Ebbene, spetta a noi raccogliere tutto quello che loro hanno fatto. Esatto, ci siamo noi che possiamo continuare a portare avanti questa memoria attiva. Io non amo molto il film La vita è bella, so che ci sono i ragazzi del Cine TV e forse loro da questo punto di vista, magari nelle loro lezioni di storia del cinema, avranno approfondito più di me. Ebbene, io è un film che non amo molto, perché comunque sì, è una descrizione di quello che è successo, è un metodo educativo, un sistema pedagogico attivo, ma io non mi ci ritrovo, è una mia, diciamo, visione personale. Però c'è una scena del film che mi colpisce sempre e che mi commuove, quando il bambino è sul carro armato, sta camminando per la strada e vede la madre, scende ed urla: abbiamo vinto. Ebbene, io mi sono immedesimato nel giorno in cui mia madre aveva rivisto sua nonna, tornata a casa dopo un anno e più di campo di sterminio, ed ha saltato tutta la notte sul letto dicendo: anche io ho una mamma. E quindi mi torno a ripetere: a caro prezzo abbiamo vinto, ma dobbiamo continuare a vincere tutti i giorni contro tutte quelle forme di intolleranza che purtroppo in maniera spigolosa ci attaccano. Grazie. Bravo. Grazie mille, Elio, per le tue parole. Mi ha fatto venire da piangere. Adesso, appunto, proprio perché puntiamo tutto su di voi, sulla vostra raccolta della testimonianza, per tenere illuminata la candela della memoria, lascio la parola a Giulia, se non sbaglio, che ci farà vedere, ci mostrerà il lavoro che avete fatto a scuola. Prego. Salve, noi siamo la seconda dell'istituto Campensico Giuseppe Mascari, e insieme alle nostre professoresse abbiamo fatto un lavoro su un testo che parla di ragazze che si trovavano ad Auschwitz. E da questo testo noi abbiamo preso delle frasi e delle parole con cui abbiamo creato un nostro pensiero, che poteva essere poetico oppure un testo normale. E adesso ve lo leggeremo.